sappiamo, senza polemica alcuna, che sono i PIRAP. I PIRAP sono un progetto integrato rurale per le aree protette, e proprio perché PIRAP hanno in esso il concetto di rete. Infatti, con un protocollo d'intesa siglato nel dicembre 2009 circa, il Parco Nazionale del Vesuvio, che ha appunto il ruolo di promuovere iniziative di sviluppo e di sostenibilità su tutto il territorio dei 13 comuni dell'area vesuviana, ha fatto in modo di siglare un accordo con la provincia, con la regione e coinvolgendo i 13 comuni dell'area parco. Ovviamente, in questo partenariato che ha sigla nell'ottobre circa del 2009, c'è da dire che anche il comune di Sant'Anastasia è stato coinvolto. E quindi che cosa ha in sé questo concetto, questo progetto? Questo progetto ha in sé il concetto di rete e il concetto di partecipazione, di coinvolgimento. Troppo spesso, soprattutto sul locale, su Sant'Anastasia, si è sparato a zero sul Parco Nazionale del Vesuvio. Noi non ci siamo mai permessi di sparare a zero sul comune di Sant'Anastasia, perché sappiamo quante sono le difficoltà che gli enti, soprattutto in Campania, hanno, vuoi per mancanza di fondi, vuoi per mancanza di strutture, vuoi per mancanza anche di personale. Però crediamo nei ruoli e non ci permetteremo mai di sparare e puntare il fucile addosso ad enti piccolini e che fanno sacrifici enormi per sostenersi. Il Parco Nazionale del Vesuvio è un piccolissimo ente e ha l'onore di aver fatto in modo che questi progetti fossero finanziati attraverso un iter procedurale che ha visto i tecnici del parco, il consiglio direttivo in un lavoro certosino, continuo e costante. Non l'abbiamo detto prima, forse l'abbiamo detto solo un'unica volta in una riunione organizzata dal comune di Sant'Anastasia sul PUC, la prima riunione, alla quale io sentii dire che forse avremmo visto il finanziamento, forse fra un anno e mezzo, dei PIRAP. Progetto siglato con la partecipazione del comune di Sant'Anastasia con l'allora sindaco Carmine Pune. E quindi ci dispiace che poi non siamo più stati invitati come parco, siamo stati zittiti e soprattutto ci dispiace che si stenta a mettere in atto il concetto di rete. Senza questo concetto il nostro territorio avrà veramente grosse difficoltà a decollare. Cosa c'è da dire? C'è da dire, adesso non vogliamo polemiche, non ci interessano le polemiche, a noi interessa che adesso, visto che i progetti sono stati finanziati, e non è stata finanziata solo Sant'Anastasia, come ente abbiamo tutelato tutti e 13 i comuni dell'area parco, tant'è che due progetti in maniera equa sono stati finanziati a tutti i comuni che rientrano nel perimetro dell'area parco. Ovviamente è stato mio interesse che si tutelasse l'Olivella e il vallone dell'Olivella. Questi sono i progetti che riguarderanno Sant'Anastasia. Cosa c'è da dire? Fino ad ora però, e questo è un punto fondamentale, fino ad ora abbiamo, come dire, fatto in modo che l'iter procedurale fosse svolto e che i due progetti fossero finanziati. Però abbiamo un preliminare, non vorremmo che quel preliminare venga stravolto, perché pensando a tutta una politica che va ad abbattere, come dire, insomma, il concetto di tutela del territorio, non vorremmo che quei progetti preliminari vengano sconvolti. E quindi è importante che si mantengano quelle linee guida. È ovvio che, insomma, quindi tra poco, a breve, c'è da dire che ogni comune adesso avrà un decreto speciale per l'attuazione dei PIRAP. Nel momento in cui avrà l'attuazione speciale, questo decreto speciale, passeranno 160 giorni. In questi 160 giorni i comuni dovranno
passare dal progetto, insomma, preliminare al progetto esecutivo, mantenendo le linee guida, perché noi del parco controlleremo e vogliamo comunque la tutela del sentiero dell'Olivella e del parco e soprattutto del vallone dell'Olivella, tutelando anche quelle linee programmatiche che gli ecologisti e gli ambientalisti da anni sul territorio di Santa Anastasia stanno cercando di mettere in atto, che è, speriamo di ripristinare le due sorgenti. Comunque i PIRAP come Parco Nazionale del Vesuvio vanno nella realizzazione del turismo rurale, perché i progetti che sono stati realizzati sono 42, che sono stati finanziati sono 42, 2, 3 per ciascun comune e alcuni progetti saremo noi del parco a realizzarli completamente, esclusivamente come Parco Nazionale del Vesuvio, tutelando soprattutto il cono vulcanico, perché in realtà poi è quella la risorsa che interessa alla comunità vesuviana, e quindi proprio per questo abbiamo tutelato tutti i sentieri, perché nell'immaginario collettivo essi dovrebbero tutti quanti portare al cono vulcanico.